Giuseppe Lauria, che è con me per questo blocco di diretta. Giuseppe, ben trovato. Buongiorno Manuela, ben trovata. Lasciamo un attimo nel cantuccio queste riflessioni un po' su quella che è l'economia reale, in contrasto spesso a volte con, spesso o a volte, questo non lo so, me lo dirai tu, con le previsioni e le statistiche. Prima, visto che siamo nella Trading Week, ti chiedo quali sono secondo te le tue regole d'oro per fare trading? Io il mio invito è quello sempre di non essere troppo avidi. Questo è il grande problema di molti operatori. E il rischio è quello di mandare alla deriva un po' tutte le analisi, il giusto approccio imprenditoriale, le esperienze acquisite, le ottime politiche di money management che molti operatori adottano, la lettura, lo studio di fantastici libri che sono stati pubblicati ormai da decenni sul tema, l'analisi tecnica e quant'altro. Quindi utilizzare sempre delle size troppo elevate a seconda chiaramente del capitale a disposizione e soprattutto non bisogna farsi trascinare dall'illusione che attraverso un semplice click ci si può arricchire. La nostra è una professione assolutamente affascinante, ma allo stesso tempo molto molto dura, con regole stringenti, mo molto molto rigide, quasi un approccio, come dire, quasi militaresco. Io parlo della mia esperienza, mi sono avvicinato da diversi anni alle materie prime. Beh, prima di effettuare una operazione sulle stesse, ho studiato davvero, davvero, davvero tanto, sino a lambire, sino a toccare anche aspetti che caratterizzano la stessa storia delle materie prime, che sono, a mio avviso, degli asset decisamente affascinanti. Quindi, per chiudere, bisogna lavorare tanto, studiare tanto e avere il giusto approccio imprenditoriale. Diceva Larry Williams che chiunque può piantare un paio di chiodi in un muro, ma questo non significa saper costruire una casa. Tra le tante letture dei magnifici testi che ho approfondito in questi ultimi anni, insomma, si possono fare tanti tanti esempi e tante tante citazioni. Certo, Molta, ecco, molta Giuseppe, ti attenzione. chiedo una specifica, l'hai già detto, tu quindi ti sei avvicinato al mondo delle materie prime, da quanto e prima invece tu sei partito in generale sui mercati, insomma, poi ti sei specializzato sulle Sì. materie prime? Io sostanzialmente mi sono avvicinato da una 7-8 anni, mi sono avvicinato al mondo del trading e pian piano mi sono avvicinato alle materie prime perché vivo in un territorio in Basilicata dove ci sono i più importanti giacimenti petroliferi su terraferma. Avendo effettuato nel mio precedente lavoro degli studi, delle ricerche sul tema, ho iniziato a leggere, studiare, approfondire tematiche stringenti proprio sul petrolio e sul natural gas. E da lì il mio approccio, il mio avvicinamento al mondo delle materie prime. Quindi sono passato sostanzialmente da aspetti tecnici sino ad arrivare a storie affascinanti come quella, ad esempio, sul petrolio, a partire dal primo pozzo scavato a Titusville nel 1859, quando il colonnello Drake, così si faceva chiamare, ma in realtà non era colonnello, addirittura comincia a conservare questo oro nero nei famosi barili di whisky della Pennsylvania con capacità pari a 159 litri, e da lì questa unità di misura che viene calcolata, viene misurata per il petrolio. Quindi da lì una serie di storie meravigliose, soprattutto anche sull'oro, sui cercatori d'oro e quant'altro, e quindi ho affiancato la storia delle Sì. stesse, più chiaramente un'analisi tecnica ed uno studio profondo per quel che riguarda analisi tecnica e analisi fondamentale. Senza Ottimo. dimenticare, Manuela, che sulle materie prime entra costantemente a gamba tesa, entrano costantemente a gamba tesa gli aspetti geopolitici, le relazioni internazionali e tutto ciò che ancora oggi leggiamo
sui giornali l'OPEC Plus, quello che è accaduto in questi giorni, la dice lunga rispetto alle oscillazioni che stiamo costantemente monitorando sui nostri grafici. Esatto, infatti adesso io stavo proprio guardando il grafico del petrolio, così partiamo da qui che è, diciamo, il tema di questi giorni, peraltro petrolio che vabbè, è sempre ovviamente sotto osservazione per tutte le ragioni che conosciamo a livello più stretto di finanza, ma da quando è partito il Covid, insomma, l'osservato speciale numero uno e adesso proprio perché ho fatto un volo pindarico, ma insomma è tutto collegato, proprio perché l'emergenza sta un po' evaporando, cioè non siamo più in emergenza, stiamo ripartendo, quindi le previsioni economiche sono viste al rialzo, naturalmente si sta discutendo molto, no, sulla domanda e l'offerta del petrolio e bisogna chiaramente arrivare a un dunque, cosa che non sta facendo appunto l'OPEC Plus. Abbiamo visto questo calo del petrolio dopo la non decisione dell'OPEC Plus, adesso sta riguadagnando un po' terreno, ma insomma siamo a 73-74 dollari al barile. Cerchiamo di capire che cosa potrebbe succedere proprio a livello più diplomatico da questo punto di vista e di conseguenza che cosa potrebbe succedere sul prezzo del petrolio, perché comunque la decisione dell'OPEC Plus è stata rinviata a tempo indeterminato. Certo, è chiaro che l'OPEC Plus, diciamo, la non decisione dell'OPEC Plus ha sostanzialmente influito sull'aumento della volatilità che si è palesata sul petrolio e chiaramente il ribasso è dovuto alla preoccupazione che fondamentalmente si inizi a pompare greggio senza, mettiamolo così, senza stabilire delle direttive ben precise, cosa che l'OPEC Plus è riuscita in maniera magistrale, attenta a garantire negli ultimi mesi e chiaramente grazie alle politiche adottate dall'OPEC Plus, mi riferisco alla produzione, questo ha influito chiaramente sull'aumento, sulla crescita del prezzo del greggio. Chiaramente a questo va affiancato un aumento, una maggiore richiesta, un aumento della domanda, non solo in Cina, ma anche negli Stati Uniti d'America, nel vecchio continente. C'è sempre stato nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, un cauto ottimismo. C'è chiaramente, d'altro canto, anche una preoccupazione per la variante Delta, anche questo è un aspetto costantemente monitorato. Lo stesso principe saudita ha sempre invitato a mantenere la calma, non farsi sostanzialmente travolgere dai facili entusiasmi, ma in realtà è entrata nuovamente a gamba tesa nell'ultimo incontro dell'OPEC Plus un aspetto legato anche a determinate relazioni internazionali, ma più che altro gli Emirati Arabi Uniti hanno fondamentalmente, che attenzione, stanno sacrificando attualmente circa il 31% della propria capacità produttiva, che rappresenta, Manuela, una delle percentuali più alte tra i membri dell'OPEC Plus. Gli Emirati Arabi Uniti vorrebbero, hanno tentato fondamentalmente di aumentare, di chiedere un aumento pari a 3,8 milioni di barili rispetto ai 3,1 attuali. Sì. E l'OPEC Plus cosa avrebbe dovuto decidere fondamentalmente? Questa era la notizia che circolava, che era nell'aria, ossia aggiungere 400.000 barili al giorno tra i mesi di agosto e dicembre, quindi portare altro petrolio sul mercato proprio per cercare di garantire quella sorta di equilibrio proprio tra domanda e offerta. Un non accordo chiaramente genera fondamentalmente un aumento della volatilità, un ribasso per determinate preoccupazioni da parte degli operatori. Attualmente il petrolio ha risalito fondamentalmente la china e chiaramente se dovessimo andare a visualizzare ancora i contratti nel medio-lungo periodo, le varie scadenze, ci troviamo ancora in quella struttura di mercato che viene denominata backwardation, che mette proprio in evidenza che c'è una richiesta di greggio rispetto ad una offerta che fondamentalmente dovrebbe aumentare. Ciò che lo stesso ministro Novak, mi riferisco alla Russia, già da tempo aveva evidenziato, ma altra richiesta fu effettuata settimane addietro da paesi importanti come l'India, che nonostante i contraccolpi per quel che riguarda la pandemia, è il terzo pa paese importatore di greggio. Beh, un aumento repentino del prezzo del ulteriore
Sì. nel repentino del prezzo del greggio potrebbe generare degli squilibri dal punto di vista proprio dell'economia reale. Immaginiamo l'aumento del costo del petrolio in un'economia come quella Certo. dell'India e le ricadute sulla stessa società, quindi l'aumento della benzina, l'aumento Adesso ci dell'energia e arriviamo, esatto, adesso ci quant'altro. arriviamo in generale. Prima ti chiedo ancora, quindi, cosa, allora, se non si arrivasse a una decisione cruciale in questo momento, dobbiamo mettere in conto prezzi che continueranno a aumentare, quindi Giuseppe. Allora, se dovesse essere mantenuto il livello di produzione attuale, il Sì? prezzo chiaramente tenderà ad aumentare Ok, a fronte di chiaro. una domanda che è costante e anche perché, Manuela, abbiamo anche i numeri relativi alle scorte di petrolio greggio che vengono puntualmente comunicati settimanalmente dall'API, dall'American Petroleum Institute e dall'Energy Information Administration. Cosa ci dicono questi numeri? Che le scorte sono costantemente in riduzione, sono state drenate anche in alcuni siti importanti come quello ad esempio di Cushing in Oklahoma. Sito molto molto importante anche nel vecchio continente e quindi questo fa immaginare appunto l'idea che il mercato sta chiedendo greggio e quindi Sì, sì, sì. Eh non apertura dei rubinetti può far continuare a schizzare verso l'alto. certo. Ecco, e questo si collega così, leggiamo anche il bel titoletto che abbiamo preparato e che adesso ti leggerò e lo chiedo a te. Questo, si collega a quello che tu stavi dicendo poco fa, cioè il fatto che poi rischiamo di pagare di tasca nostra, cioè è tutta una catena, no? Quando parliamo di decisioni che arrivano da organizzazioni come quella dell'OPEC che sembrano così distanti da noi, ma che poi in realtà sono più vicini di quello che immaginiamo, perché appunto intanto abbiamo già un record per i prezzi della benzina, li leggo, 1,634 al litro per la benzina, 1,495 per il gasolio, questo è il picco più elevato dal novembre 2018. Secondo l'associazione dei consumatori Codacons, nell'arco di un anno i prezzi hanno registrato un aumento del 16,4%. Beh, mica stiamo parlando Chiaramente. proprio di bruscoletti, insomma. Certo, questo è un esempio proprio plastico di quello che può accadere, che sta accadendo per quel che riguarda l'economia reale, quindi questa stretta connessione e correlazione tra materie prime ed economia reale. Pensiamo ad esempio, Manuela, a ciò che sta accadendo negli ultimi tempi anche sul natural gas. Natural gas, un aumento della richiesta da parte della Cina, un aumento dei consumi. La trasformazione di centrali a carbone verso ulteriori fonti di energia hanno fatto sì che la Cina chiedesse una grandissime quantità di gas naturale liquefatto e questo anche questo aspetto ha generato un aumento del prezzo del gas naturale liquefatto. Ma al netto di questo tema l'esempio che hai fatto è assolutamente calzante e mette in evidenza come le materie prime sono strettamente legate all'economia reale. Pensiamo, e chiudo come esempio, Sì. ai metalli industriali, le prospettive di crescita che gli stessi possono avere nel medio-lungo periodo. Affiancate da una serie di importanti progetti dal punto di vista infrastrutturali, pensiamo alla Cina, la transizione energetica, la decarbonizzazione e quant'altro, quindi pensiamo a ciò che potrà continuare ad accadere per quel che riguarda l'aumento dei prezzi, quindi per quanto riguarda l'aumento delle oscillazioni a materie prime come il rame, il platino Sì, o sì, il sì, palladio o lo stesso argento, quindi sì. No, no, non ti volevo interrompere, assolutamente. Questo è importante, infatti non vale solo per il petrolio, cioè il fatto che le materie prime abbiano un riflesso abbastanza diretto sull'economia reale, vale per appunto altre certo. materie prime che tu hai citato. Ma quindi appunto la domanda che abbiamo voluto scrivere in sovrimpressione, la lite sul prezzo del petrolio la pagheremo di tasca nostra? C'è questo rischio? Lo stiamo, Beh, cioè, si sta già certamente la stiamo verificando. da un certo punto di vista già Eh sì, pagando. A un certo punto stiamo già pagando e quindi sì, sicuramente pensiamo a ciò che è accaduto, un altro esempio veloce, quando Sauditi e Russia hanno generato la famosa guerra dei prezzi e ciò che è accaduto sulle oscillazioni del petrolio, quindi è chiaro che c'è sempre una stretta correlazione e quindi una non decisione da parte dell'OPEC Plus è chiaro che ricade fondamentalmente sulle nostre
tasche nel medio-lungo periodo, ma già sta accadendo. Quindi l'equilibrio tra domanda e offerta per quel che riguarda il greggio è assolutamente un obiettivo che deve essere assolutamente, anche perché da un certo punto di vista non conviene neanche tanto ai produttori che il prezzo schizzi troppo in alto. Sì, è vero. Sì. Allora, insomma, ottima parentesi, tra virgolette, sul petrolio. Prima però di chiudere questo collegamento, ti chiedo anche dell'oro, che l'oro che andiamo a prenderlo, e poi lascio a te la parola, stava cercando proprio di risalire sopra i 1800 dollari l'once e ce l'ha fatta, 1804. Come lo vedi il gold, Giuseppe? Io continuo ad essere abbastanza, diciamo, abbastanza ottimista. L'ho sempre evidenziato questo aspetto perché l'oro ha mantenuto brillantemente dei livelli di supporto interessante. Il famoso 1670 dollari l'once è stato mantenuto, ha lambito più volte nelle ultime settimane, negli ultimi giorni 1760 dollari l'once, ma al netto di questo ciò che continua a caratterizzare e ad influire sulle oscillazioni è sicuramente questa sorta di balletto, questa stessa connessione tra il decennale americano, quindi non dimentichiamo mai di monitorare il Treasury, e allo stesso tempo anche il dollaro. Allo stesso tempo le preoccupazioni per la variante Delta, in rapida diffusione, e anche il calo che c'è stato dei rendimenti, dei titoli del Tesoro degli Stati Uniti hanno chiaramente aumentato la domanda, per quel che riguarda il metallo giallo. E chiaramente a questo dobbiamo anche affiancare alcuni dati, pensiamo ai dati di giovedì che hanno mostrato da parte degli Stati Uniti d'America, che hanno mostrato un numero di americani che fondamentalmente hanno presentato nuove richieste di sussidi di disoccupazione in aumento quasi in maniera inaspettata, e quindi anche questi aspetti influiscono sulle oscillazioni che monitoriamo sui nostri grafici. C'è il tema di Basilea 3, poi magari ne parleremo nell'approfondimento del prossimo giovedì, Sì. del prossimo venerdì, la prossima settimana, che è molto molto interessante. E chiaramente io continuo, Manuela, a vedere un oro. Immaginavo l'importante livello dei 1800 dollari l'oncia. Questo importante livello è stato raggiunto. Beh, se dovesse continuare a mantenere tale livello, c'è la possibilità che il prezzo può nuovamente essere calamitato in aria, 1850 dollari l'oncia, quindi o 1860 Sì. dollari l'oncia. Quindi attenzione sempre al decennale, chiaramente alle dichiarazioni della Fed e chiaramente ai dati e al valore chiaramente del dollaro. Quindi io continuo a vedere nel medio periodo il metallo giallo nuovamente sui livelli intorno ai 1850-1900 dollari l'oncia, quindi Ok. continuo ad essere cautamente ottimista, ecco. Cautamente ottimista, perfetto. Giuseppe, in conclusione, in un flash ti chiedo ancora altre materie prime interessanti del momento. Insomma, facciamo una panoramica proprio Sì, generale. velocemente c'è stato un ritracciamento per quel che riguarda le agricole. Abbiamo visto i grandissimi acquisti da parte della Cina per quel che riguarda mais e soia. C'è stato un ritracciamento, cambio di contratti e quant'altro, ma chiaramente attualmente, ad esempio, una materia prima come la soia sta cercando di ricolmare un gap che si è configurato sul grafico giornaliero, però il prezzo continua a lambire i 1370 centesimi dollaro per bushel, quindi attenzione a questi livelli, un supporto importante in area 1293 dollari per bushel. E chiaramente altre materie prime importanti, abbiamo fatto riferimento ai metalli industriali, il palladio che ha ritestato nuovamente i 2800 dollari l'oncia, il platino che continua a veleggiare all'interno di un momentaneo trading range stretto, si trova in area 1080 dollari per oncia. E soprattutto il rame dopo il crollo
supporto che si era delineato in area 4,4 dollari per libra, ha nuovamente lambito i 4,2 più volte, ha creato una sorta di supporto. Qui in questo caso è intervenuta anche la Cina, non solo le dichiarazioni di 2 settimane fa della Fed, ma anche la Cina ha cercato di calmierare un attimino alcuni prezzi delle materie prime, cercando di mettere sul mercato alcune materie prime che fanno parte fondamentalmente delle riserve della Cina, tra queste anche il rame e l'alluminio ad esempio. Ma il rame continuerà, a mio avviso, nuovamente a supererà a mio avviso i 4,3 dollari per libra e nuovamente rientrerà, a mio avviso, nel medio periodo. Ha superato già per esempio i valori massimi del 2011 il mese precedente, quindi nel mese di giugno, e secondo me continuerà a veleggiare nel medio lungo periodo anche il rame verso la parte alta del grafico, quindi okay. Anche sul rame nel medio lungo periodo io continuo ad essere abbastanza ottimista, soprattutto per le motivazioni, per le ragioni, Manuela, che abbiamo evidenziato all'inizio del nostro ragionamento, quindi il riferimento alla transizione energetica. Certo, certo, tutto quello che ha a che fare con il green, insomma, questi sono, esatto, che sono temi centrali. Grazie Giuseppe Lauria, questo contributo come gli altri della settimana potrete trovarlo tra un po' nella nostra playlist, nel nostro canale YouTube della Trading Week, oltre che sul nostro sito lefonti.tv, così potrete rivedere anche ciò che è stato detto sulle materie prime. Grazie mille Giuseppe. Grazie Manuela, grazie a tutti voi, ci vediamo la prossima settimana. Ciao, grazie.